Amici di TV Vialar, è un sabato di grande tennis qui all'Emilia de Vialar. Il grande tennis si è spostato dal Circolo Montecitorio, dove la coppia inossidabile Scazzocchio-Cavalitto ha portato a casa il match per la testa della classifica definitiva del girone. Per cui complimenti ai ragazzi della Coppa Gabbiani e adesso torneo sociale di doppio e di singolare sui campi 2 e 3 dell'Emilia de Vialar. Sì, è fuori, fuori. E qui in maglia azzurra la coppia dei giovani fanciulli Macchioni Junior, Colini Junior. E in maglia nera abbiamo Mazzonna Casa. Lo score è di 5-3 nel primo set per gli azzurri e servizio è 15-0. Mazzonna c'ha il cappellino di Roger Federer e la maglietta di Durant. Devo dire che ha le idee poco chiare, evidentemente. Sembra out, out, out. Un bel servizio di Colini, ma fuori di un pelo. È doppio fallo, quasi ace al doppio fallo. Sul campo numero 2, invece, attenzione, attenzione: abbiamo il senatore Laudadio contro il mattatore, il matador di Delhi al primo turno. Abbiamo niente poco di meno che Laudadio Imperio. Il match è appena iniziato. Il nostro piccolo grande senatore è molto concentrato come al suo solito, non lascia nulla al caso e si mette lì. Farà un match decisamente molto equilibrato e certamente all'insegna dell'aspetto tattico del match. È un gioco. Intanto qui, se non vediamo male, Colini Junior ha la palla del set, vediamo un attimo. No, non è. Parità. Parità. O 30 pari, no, mi sono un attimo perso. E comunque, insomma, i giocatori in nero, i ragni neri, stanno dando filo da torcere ai due grandi favoriti del torneo sociale. Cercano la palla entrambi e la lisciano. Complimenti, eh? Bella questa, poi la rivediamo su Super Tennis stasera. E quindi è vantaggio esterno? Cos'è? 30-40? Non mi rispondono. C'è un po' di tensione. Credo che sia 30-40. Quindi palla del possibile break, del possibile 4-5. Che brutto errore questo di Marco. Che brutto errore. Quindi è killer point che potrebbe essere set point o anche palla del 5-4. Vediamo un po'. Colini al servizio. Macchioni scende. Tanto. Colini recupera una grande palla. Ma fuori, fuori. Insomma, c'è stato un po' di braccino da parte dei giocatori neri che però comunque ottengono il break e si portano su 4-5. Quindi la partita è tutt'altro che scontata. Tanto seguiamo un attimo sul campo 2 qua. Scambi prolungati tra questi due grossi calibri dell'Emilia de Vialar. Imperio sta provando molto la palla corta. Mi sa che è lunga, è lunga. Imperio prova molto la palla corta e devo dire non ha avuto grande successo finora, quindi il suo approccio tattico alla partita sembra essere discutibile da questo punto di vista. Forse il senatore Laudadio è più sul pezzo. Quindi è game. Game.
Torniamo sul centrale intanto, dove i nostri fanciulli in maglia nera servono Marco Mazzon per andare su 5 pari. Ricordiamo che gli azzurri hanno sprecato un set point nel game precedente. Bel lungolinea di Flavio. C'è da dire che sembrerebbe che i neri siano un po' meno attrezzati tecnicamente e fisicamente, ma un pochino più amalgamati come coppia. I due giovani azzurri sono singolarmente molto forti, ma sembrerebbero avere un po' meno sintonia fra i due giocatori. E intanto Macchioni spara un dritto abbastanza facile sul nastro, quindi 15 pari. Ah, grande ace a uscire, uno slice poderoso da parte di Marcolino Mazzon. E siamo 30-15. Quindici. 40-15 con una risposta lunga di un metro abbondante da parte di Federico Macchioni, che non sembra essere ancora molto entrato in partita. Prima ha fatto ace, adesso tira fuori di 3 metri. Marco Durant. Brutto errore da parte di Alessandro Casa, che è rimasto un po' a guardare la palla nella terra di nessuno, gli è rimbalzata sui piedi e poi non è riuscito a fare altro che tirarla a rete. 40-30, ancora un punto, ancora 2 punti per due occasioni per Mazzonna Casa di portarsi sul 5 pari. Eccolo, ci pensa Federico Macchioni, 5 pari. Intanto andiamo un attimo a vedere il match fra Laudadio Imperio da dietro, magari senza commento per non disturbare i giocatori, ma vediamo da dietro un po' questo match. Banale errore di Luca Laudadio. Attenzione, si lamenta con il campo, ma può essere anche un po' di tensione. Quanto state, ma? 2-1, 15-30. Sì. Quindi un break a favore, Laudadio. Intanto casa smadonna. E ancora palla corta. In questo caso funziona perché doppio fallo clamoroso. Laudadio sente il match, questo sembra inequivocabile. D'altronde è comunque un quarto di finale del torneo sociale.
out. Ancora un gratuito da parte di Lauda Dio. L'imperio parla con se stesso. Altra palla corta, decisamente ben riuscita in questo caso. Decisamente una bella palla. 30-0. Lascia, ma si sposti, sposti il manico, come... Aspetta, non può entrare mai, eh? 30-15. 30-15, 1-2. 30-15, non può mai entrare. Dai. Lunga 40-15. Sì, fuori di tanto. Out Luca. Ma di tanto proprio, eh. Grande palla. Grande palla. 40-30. Bravo. A 2 Imperio, lode a Dio, è teso, un po' teso lo vedo, evidentemente lo scontro con il killer di Delhi gli mette tensione, perché lo abbiamo visto compiere qualche errore gratuito di troppo che non è da lui. Certamente il gioco molto particolare del buon Imperio è un può essere difficile da digerire per tanti giocatori, questo, anche questo dritto con chop, la palla gira al contrario, sembra un po' complicata, diciamo, per il nostro Luca. Intanto devo dire che sul campo centrale il doppio è un bel doppio, insomma, stanno tirando delle belle palle, a rete non giocano per niente, non sono capaci, però insomma da fondo campo ci sono dei belli scampi. Vediamo ancora questo game. Che bella palla, contro smorzata, molto molto bella, un tocco davvero vellutato. 30-0.
Molto bello il dritto, molto piccante, dritto lungo linea, sempre il 40-0. Luca Laudio sembra essersi un po' ripreso da questi game strani che ha giocato, troppi gratuiti, e ha messo la marcia. 40-0. Difficile questo, però insomma sul 40-0 si può provare il passantone di rovescio. Certo, l'attacco di Imperio era ostico, con questo slice Labini affettatissimo, con la palla che rimbalza strana, non certo un giocatore di potenza. 40-15. Bellissimo scambio che Luca si aggiudica con molta tigna. Bello scambio, bello, bello scambio. Aia. Ancora parità. E questa è lunga. Ah. Tre pari. Luca porta a casa un game difficile. La partita è molto equilibrata. E lasciamo i nostri giocatori a contendersi passaggio in semifinale, mentre nel torneo di doppio ho l'impressione che gli azzurri abbiano preso il largo.
7-5-1-0. Gli azzurri sono in vantaggio 7-5-1-0. Mazzon al servizio. Vediamo i primi 15 e poi lasciamo gli atleti al loro destino. Anche qui i due azzurri fanno prego, batti lei e lasciano passare la palla al centro. Fifteen love. Intanto sul campo 4 Peppone è sfidato dal Bonaiello, che ha già mietuto lo scalpo del leader della classifica qualche giorno fa, per cui potrebbe anche fare l'abbinata d'Andrea Taliano, che sarebbe certamente di prestigio. Intanto Macchioni continua a prendere la palla con la stecca, però ride contento, per cui evidentemente va bene così. 30-0. Colini fa una volée sul net che muore lì a casa, anche se a mezzo metro non riesce a far niente per recuperare il punto. 30-15. Marco lo vediamo un po' sovrappeso, eh? Sì, qualche chiletto l'ha preso. Tutti i muscoli, anche nelle guance. Out. Clamoroso punto di Colini in mezzo alle gambe, cose che solo Ciccio Buttinelli ha fatto vedere nel mondo del tennis prima di oggi. Grande Flavio, grande punto, una demi-volée con la palla in mezzo alle gambe, clamorosa. 30 pari, e beh, ragazzi, è classe, anche se non si può dire che l'abbia ereditata dal padre, però c'è. Break point, certo. Mazzonna gioca sul dritto di Colini e tatticamente, diciamo, opinabile. Grande volée per il 2-0. Va bene, amici di TV Galar, questo doppio sembra aver preso una certa direzione. Ci stupiranno, dice Marco Mazzonna. Io li lascio stupirci e gli auguro buon match e saluto tutti gli amici di TV Viola. A presto.